Bentrovati nel nostro focus di oggi. Vado subito a presentarvi il nostro ospite, Franco Monnicchi, che è presidente di Emmaus Italia. Un caro saluto, grazie per essere con noi. Saluto anche voi e ai telespettatori, grazie. Nella nostra puntata di oggi del Focus andiamo ad approfondire la figura di Franco Bettoli. È stato realizzato proprio anche un convegno nella Sala dei Grandi della provincia di Arezzo per ricordarlo a 10 anni dalla scomparsa. Un convegno dal titolo Un uomo al servizio degli ultimi, il ricordo di una figura di importante riferimento per il volontariato e il terzo settore di Arezzo. Ecco, Franco Monnicchi è presidente attualmente di Emmaus Italia, quindi innanzitutto anche per i telespettatori che non la conoscessero, ricordiamo cos'è la comunità di Emmaus. Sì, la comunità di Emmaus, il movimento Emmaus nasce alla fine degli anni 40 in Francia dall'incontro tra l'abbé Pierre, un prete deputato, e un ex ergastolano che decidono insieme ad altre persone che vivono sulla strada di aiutare i senzatetto di Parigi. Dopo una campagna molto forte nel 1954, le comunità iniziano a propagarsi un po' per tutto il mondo. E funzionano in una maniera molto semplice, con il coinvolgimento diretto delle persone che sono accolte. Intanto è un'accoglienza incondizionata. Noi non facciamo distinzioni fra italiani, stranieri, bianchi, neri, gialli, verdi. Per noi le persone sono persone e quindi le persone si giudicano da come si comportano, non dalla provenienza, dal credo politico, religioso o razziale, come si vuole far intendere adesso. E questa accoglienza incondizionata di queste persone serve a ridare una dignità a queste persone che sono state sempre costrette a chiedere la carità o essere aiutati dagli altri. A Emmaus si ha un'attività che è quella di recupero, selezione e vendita di materiale usato, quindi la gente ci chiama, andiamo nelle case e recuperiamo tutto quello che è possibile recuperare, e grazie a questa attività la comunità si autofinanzia, non accetta sovvenzioni a nessuno. E grazie anche a questa attività si riesce ad avere anche un piccolo utile che serve per finanziare iniziative di solidarietà a livello locale, nazionale e internazionale. Ecco, è importante perché le persone non solo escono dal circuito assistenziale, ma recuperando la propria dignità, ma riescono anche a diventare donatori per altri che stanno in stesse condizioni, in condizioni peggiori. Questa è Emmaus e le comunità Emmaus, molto in breve, insomma. Ecco, lei è presidente di Emmaus Italia, ma come è nato il suo rapporto con Emmaus? C'è un legame anche con il nostro territorio aretino? Certo, certamente sì, io sono casentinese, sono nato a Stia, ho abitato a Pratovecchio, ma soprattutto ho frequentato la parrocchia della Santissima Annunziata, essendo del quartiere di San Laurentino, e in questo periodo, durante un campeggio, ho conosciuto Emmaus con l'incontro con Franco Bettoli. Franco Bettoli era venuto un giorno al campeggio a presentare l'esperienza di Emmaus e mi ha colpito questa esperienza. Io avevo 17 anni e mi ha colpito la figura di Franco anche, tra l'altro somigliava molto a Guccini, che a quel periodo andava molto per la maggiore, ma soprattutto dal racconto che lui ha fatto di Emmaus, degli inizi e di come le persone che avevano difficoltà tramite Emmaus si riscattavano. Io avevo anche una famiglia problematica e questo tipo di incontro mi ha cambiato la vita, è stato veramente bello e poi mi ha incuriosito. Insieme ad un altro amico della parrocchia, poi abbiamo partecipato a un campo di volontariato ad Aosta di Emmaus e lì ho vissuto proprio quotidianamente quella che era l'attività e i valori di Emmaus. Ecco, come possiamo tracciare e delineare un po' quella che è la vita di Franco Bettoli, la sua importanza all'interno, il suo contributo portato all'interno di Emmaus? Intanto era una persona che dava molta fiducia alle altre persone, a partire dai comunitari, dalle persone accolte in comunità. Addirittura dava molte responsabilità. Il campo a cui ho partecipato, alcuni responsabili erano proprio persone che erano state accolte in comunità. Poi veramente una fiducia grandissima verso i giovani, verso noi che eravamo i giovani, dava responsabilità e fiducia. E questa non è una cosa scontata, perché siamo abituati, noi avevamo 17-18 anni,
Io poi ho fatto il servizio civile all'interno di Emmaus, per cui questa figura per noi ha significato tantissimo. Per il movimento in generale, per Emmaus, è stata anche importantissima, perché Franco non solo è stato collaboratore della BPR, uno dei più stretti collaboratori della BPR, ma anche ha fatto sì che si sviluppasse a livello italiano, il movimento a livello italiano, per cui dopo la comunità di Laterina, che è stata aperta nel 1973, per cui più di 40 anni che questa realtà esiste, tra l'altro esiste ancora, quindi non è Ecco, che infatti. con Franco se n'è andata. E questa esperienza, lui è stato per ben 12 anni presidente di Emmaus Internazionale, quindi e non solo un presidente di facciata, ma ha portato all'interno del movimento alcune caratteristiche che ancora oggi sono importanti. Uno di questi è la lotta politica contro le cause di miseria e sofferenza, perché Emmaus non è solo aiutare le persone immediatamente, bisogna farlo, perché adesso, in questo momento, ci sono le persone che sono in difficoltà e vanno aiutate immediatamente. Ma se al contempo, come diceva la BPR, e anche Franco ripeteva spesso, non si va a vedere quali sono le cause di queste sofferenze, rischiamo di fare solo dei danni. No? Diceva la BPR, proprio per provocazione, che di fronte alla fame e alla morte di migliaia di bambini per fame, diceva è meglio lasciarli morire come provocazione, lo ripeto, farli morire adesso senza fargli patire tante sofferenze e giustificare la beneficenza piuttosto che agire sul perché loro muoiono di fame. Io credo che sia importante le due cose, aiutare chi è in difficoltà, agire subito verso chi è in difficoltà, ma al tempo stesso se non si fa anche un'azione politica, no? Questa parola ormai è sporcata, ma la vera politica è quella di agire affinché si risolvano dei problemi, delle situazioni ingiuste. Io credo che se non si va a colpire, ad affrontare questa problematica a livello delle cause, credo che non si risolve il problema. Non basta la beneficenza, non basta essere buoni, bisogna anche lottare perché queste cose non succedano più. Ecco, qual è anche il ricordo personale che ha di Franco Bettoli nell'averlo conosciuto direttamente, insomma? Sì, intanto questo qui del primo incontro che è stato per me illuminante, insomma. E poi è la capacità sua, come dicevo prima, di coinvolgere non solo i giovani, non solo le persone, ma anche le realtà. Franco è stato molto importante per la realtà aretina, ha coinvolto molte realtà del terzo settore, è stato anche coordinatore del forum del terzo settore e anche con il rapporto con le istituzioni. Con le istituzioni ha coinvolto molto il comune, la provincia, in iniziative anche in Bosnia, in altre parti del mondo, in particolare in Bosnia. Questo credo che sia una cosa che un po' ci accomuna. Io avevo preso contatti durante la guerra con una persona che stava facendo convogli umanitari all'interno della Bosnia. Questa persona l'ho poi presentata a Franco, che era presidente di Emmaus Internazionale. Poi lui è riuscito a coinvolgere non solo comunità francesi e di altre parti del mondo in questa progettualità che ha poi portato alla nascita di realtà all'interno della Bosnia e soprattutto in un periodo di guerra riuscivamo anche a portare gli aiuti malgrado la guerra, insomma. E Franco con la provincia, con il comune, con la protezione civile, con tante altre realtà del terzo settore aretino ha lavorato molto per la Bosnia durante la guerra, ma anche nel dopoguerra, quando c'era anche la problematica dei conflitti interni tra le varie realtà della guerra. Quindi è servito anche come azione di pace, sono state fatte delle iniziative, è nato anche Emmaus in Bosnia, attualmente c'è anche Emmaus in Bosnia. Ecco, per avviarci verso la conclusione, quanto è importante anche per voi oggi, come stimolo l'esempio di Franco Bettoli, quello che è stato e chi volesse anche avvicinarsi eventualmente ad Emmaus, come può farlo? Certo. Allora, intanto una delle iniziative che Emmaus propone tutti gli anni, anche e soprattutto per i giovani, sono i campi di volontariato.
Noi da anni, da sempre, facciamo campi di volontariato e nei nostri campi si vive un po' quelli che sono i valori di Emmaus, che è l'accoglienza, la vita insieme, un'attività lavorativa che ci permette l'autofinanziamento e il servizio, cioè con l'utile sosteniamo iniziative di solidarietà a livello locale, nazionale e internazionale. Questa è una delle cose. Poi abbiamo una comunità, per cui una comunità che in questo momento accoglie 8 persone, che dopo un periodo di difficoltà ha riaperto e quindi è molto attiva. E per cui se qualcuno è interessato anche a venire a fare volontariato, ci contatta e gli facciamo conoscere la comunità e tutte le cose, può venire a darci una mano nell'attività di mercatino piuttosto di selezione che di uscita con i camion, di queste cose qui, in collaborazione insieme ai comunitari. E poi quello della collaborazione, eventuali azioni anche di sensibilizzazione, anche di lotta non violenta alle cause di miseria e sofferenza. Quindi sono queste le proposte che noi facciamo, un po' in controtendenza, noi non chiediamo soldi, ma vogliamo proprio lottare per i diritti delle persone. Anche, insomma. Ed è molto importante questo, direi. Grazie mille, se non c'è altro da aggiungere ringrazio Franco Monnicchi, Presidente di Emmaus Italia, per essere stato con noi. Grazie anche ai telespettatori che ci hanno seguito da casa. Grazie a tutti. Un caro saluto a tutti voi.